Redatto il computo metrico, procedi con la stampa della richiesta di offerta. Scegli il modello da utilizzare a 7, 9 o 11 colonne. Ed avvii la stampa cartacea o la creazione di un PDF da inviare alle imprese concorrenti. Così facendo, però, tutte le fasi successive richiederanno operazioni manuali e laboriose, sia da parte delle imprese che del progettista. Con Primus invece è possibile generare un documento di tipo offerta, gestibile anche con Primus DCF, che semplifica notevolmente l'intero iter. Avviato il wizard, selezioni il computo e scegli se riportare o meno i prezzi di progetto nel nuovo documento di tipo offerta. Cliccando su Fine, viene creato il documento e generato un certificato. Con un codice identificativo ed una password. Indispensabili alla stazione appaltante per individuare ed eseguire il confronto delle offerte ricevute dalle varie imprese e per ciascun appalto. Salvi o stampi il certificato ed ottieni il nuovo documento di tipo offerta, da duplicare ed inviare a ciascuna impresa concorrente indicandone i dati.